Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qui, 1° gennaio 2017. Siamo qua in attesa di iniziare il calciomercato, quello invernale. Prima di far ciò, vabbè, io ho per errore cliccato prima di registrare. Sono arrivate svariate notifiche, ovvero quelle che riguardano soprattutto i giocatori che rientrano da prestito, ma anche una notizia importante, ovvero abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Mitrovic. Allora, ci danno effettivamente parecchi soldi. Io Mitrovic non me la sentirei, anzi non me la sento decisamente darlo, a meno che non venga fuori un'offerta spropositata. Sicuramente non accetteranno, però ci proviamo e le offriamo 50, cioè con la controfferta gli chiediamo 50 milioni. Così si prova. Rimanendo sempre sul tema calciomercato, mettiamo in lista trasferimenti quei giocatori che non potevamo mettere inizio campionato perché arrivati da poco. Quindi vediamo un po' chi c'è, perché a memoria non me ne ricordo. Allora, Tan no, Donnarumma no, Mitrovic no, Memba no, Shelby sì. Trasferimenti. Poi Sels sì. Se si vende o non si vende poi uguale, nel senso che comunque è una buona riserva, anche se non già mai. Tielemans no, Gamez sì. E la lascio assolutamente no. Allora, prestato, Clark di volata sì. Ma chi c'è? Andiamo, scorriamo qui giù. Azzur non è nostro, De Jong prestato, Ricci sì. Amartey no, Diame sì. Perez ce l'ho aperto, però preferirei, cioè lo vendo solamente se dovesse arrivare un'offertona, che preferisco avercelo indipendentemente dal fatto se può giocare titolare o meno. Lazar mettiamocelo, Pelle sì, Arons no, Arons piuttosto si dà in prestito di sta breve, così almeno può trovare continuità nel giocare. Lui sì, Yedlin sì, Lascelle mettiamolo in prestito, che comunque ha tra virgolette solamente 23 anni, Murphy di volata sì, anche vecchia fra l'altro. Aidara sì, non ti va a trarne, no. Pensavo potesse diventare più forte, invece mi sbagliavo. Cerny no, Castagne no. Anzi, Castagne... Boh, mettiamo la lista breve. Si guarda un po'. Odegaard no, perché Giori, Vieri, non ci sa. Ameobi sì. Beh, con tanta scadenza fra l'altro è tornato Armstrong, ma si dà rivolata un'altra parte in prestito. Se ce l'ha, se qualcuno lo vuole, chiaramente. Vukcic sì, Tunei sì, nostro camera, beh, 60, ma si può vendere, fine, c'è un'altra, la regola va bene così. Detto questo, cerchiamo qualche giocatore che a parer mio possa dare la rosa, e fra quelli che mi sono venuti in mente, allora, il primo è quanto riguarda il discorso esterno destro, anche se il suo vero ruolo è AD, però sapete che io ce lo schiocco uguale, è Iturbe, che secondo me non è niente male, perché per quanto non sia giovanissimissimo, perché per me giovanissimissimo sei sotto 20 anni, 23 sei giovane, ha comunque secondo me un buon potenziale e ha una particolarità rispetto a tanti altri giocatori, che è veramente agile. Magari fisicamente non è quella grande forza, però è veramente agile. E a me, per quanto riguarda gli esterni, mi garba soprattutto avere una cosa del genere. Al regola è così, almeno io provandolo in svariati, magari non lo so, amichevoli, altre cose, io so che è così. Spero di non sbagliarmi. Un altro, come dissi, perché bisogna mirare là il discorso del precedente video, ovvero quali erano i ruoli che secondo me devono essere migliorati o perlomeno riguardati, e oltre alle D c'erano altri, era anche appunto il discorso del terzino destro. Allora, a me mi è venuto in mente lui, questo era la Busi sicuramente, però voglio vedere un po', chiedo informazioni, voglio vedere un po' quanto mi chiedono. Bellerin quest'anno secondo me è molto più forte rispetto all'anno scorso, soprattutto sia nel gioco ma anche nella realtà. Secondo me è, secondo me molto probabilmente è sicuramente un terzino destro che già di potenziale, cioè già di valore suo è alto, ma secondo me anche di livello di potenziale non ci scherza, lo è altrettanto. Poi avevo detto anche un altro ruolo, ovvero il terzino sinistro, quindi io proverei a prendere lui.
Jethro Williams, vediamo un po', gioca nel PSV, buono, c'è con tante scadenze, quindi secondo me può essere più fattibile del previsto, e speriamo, tanto chiediamo informazioni anche a lui. E per ultimo, però, a differenza di quegli altri, questo non è un ruolo che, diciamo, urge, anzi urge a metà, è discorso attaccanti, e a me è venuto in mente lui, Gabriel Barbosa, quello dell'Inter. Ci sarà qui? No, bisogna andare a cercare, ok. Che lui è regola, anche se è arrivato quest'anno. Adesso lo possiamo prendere, no? A gennaio, eventualmente. Vediamo un po' quanto chiedono, soprattutto, perché anche lui è giovane, è molto molto di prospettiva. ATT, dov'è? Gabriel, eccolo qui. 20 anni, vai. Detto questo, direi di procedere e di fare, dato che tra una giornata c'è la partita successiva. Allora, giochiamo fuori casa contro il Blackburn. Ok, adesso si sviscia automaticamente, questo ce lo porteremo probabilmente sino alla fine. Allora, vediamo un po', livello di maglie. Boh, metto questa e gentilmente sempre mette, ecco, se mi mettete questa, grazie. Allora, vediamo un po', Tielemans, sarebbe da far giocare, eh. Beh, rischiamolo, Tielemans, dai. Mi fanno pure l'attaccante perché veramente sono stanchi. Che palle gli Anascioli. Maledetta la miseria. Mi dà noia vederlo tutte le volte qualcosa, sbriciolato. Vabbè, via, procediamo così. Cerchiamo di correre il meno possibile perché non siamo al piano delle nostre forze. Devono farsi perdonare il pareggio. Battono il calcio d'avversario, come spesso succede, chiaramente. Ed iniziamo la partita. E vai Perez! Eccolo lì! Ayose! Perez! La sblocca lui! Alla prima vera occasione che creiamo! Ale, al 37esimo se non sbaglio, più o meno. Bene così, 1-0. E vai Mitrovic! Dio buono, peccato, va bene, dai però. Finisce così il primo tempo, 1-0. Poca occasione in generale, però per nostra fortuna, nonostante tutto, siamo riusciti ad andare in vantaggio. Ancora Perez, ancora lui, Ayose, Perez, 2-0, oh, però ce gol li fa, eh. E vai Mitrovic, buttala dentro, peccato di... Tielemans, no, ci vuole rete, palo. Voglio fare un cambio, anzi più di un cambio. Allora, io toglierei Mitrovic e mettere Cerny, anche se non è il suo vero ruolo ideale, però... necessità, secondo me si può fare anche così. Poi toglierei Atsu per mettere Irons. E poi toglierei Amartey per mettere Odegaard. E poi scalare Tielemans giù, facendo diventare CDC. Via, continuiamo. Attenzione, attenzione. Un momento pensavo andasse fuori. Occhio, perché manca sempre 10 minuti. Non è ancora chiusa. Rimaniamo concentrati, eh. Vai, va clavone, chiudila te. Dio buono. Ancora buono. Finisce così, meno male, perché non ci si faceva più nemmeno a correre. 2-1, meno male. Iniziamo il video con una bella vittoria per quanto riguarda i discorsi partite. Bene, bene, bene. Allora, rieccoci qua. Offerte di mercato. Mitrovic, ancora, ancora. No, io voglio 50 milioni. 50 milioni o nulla, forse. Posso anche andare a 45. Offerte per Odegaard, no, questa la rifiuso. Io ho detto Odegaard, cioè Odegaard, io al massimo in prestito, no, basta, bene, capito, mi arrivano tutte offerte per poterlo comprare, no, 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 rifiutiamo. Allora, Stock, Mitrovic a 31, no, bene, perché voglio bene, posso andare su 48. Questa, no, 30, troppo poco. Proviamo sì. Perché venderlo, ok, che sarebbe, diciamo, uno spregione, diciamo, però sono tanti soldi, cioè poi compra veramente tanta altra gente. Tanto comunque accettiamo l'offerta di prestito breve per Castagna, che tanto qui io lo faccio giocare a po', mi dispiace però, la verità. Allora, ancora lo Stock 35, no, 45, vai, vediamo sì, Siviglia 44, vabbè, più o meno è simile. Allora, siamo arrivati alla prossima partita, però è di FA Cup, quindi di Coppa.
Sapete che a me sinceramente non mi fa voglia, almeno quest'anno, quindi la simulo. Vediamo un po' come va. Già in casa ci si farà a vincere. Perché anche se non mi interessa fa piacere eventualmente davanti. Vediamo un po'. 3-0 addirittura. Allora, intanto sono 32 da prestito, non lo sapevo. Trasferimento chi è? La Shell. Vai, vai Ciccio, vai anche te. Poi mette questi due che sono tornati in vendita addirittura perché le vedo abbastanza scarsi. Vai, ok. Procediamo. Allora, ancora l'Amburgo per Mitrovic. No, troppo po' mi date. Troppo po'. Così, se nel caso. Allora, lo Stock si è reso. Siviglia no, ma se mi dai sì poi io non te la posso accettare. Io ne voglio dei. Guarda, già 44 sono poi perché per me è uno fondamentale. Che vendo solamente in caso di offertone. Allora, offerte di mercato, sì. Ah, in Mila rivolgo Donnarumma, ma col cazzo che fra l'altro è diventato un 81, ragazzi. Tantissimo. E poi Bournemouth vuole Yedlin. Ma io proverei invece così, guardiamo un po', una controffertiera per guadagnare qualche spicciolo in più. Allora, sono arrivati alcuni resoconti degli osservatori. Allora, cioè, Gabriel costa 15, boh, tanto. Vediamo un po' se si riesce a fare qualcosa. Boh, e chi si può mettere eventualmente? Yeah, lui è Shelby. Ma de, boh, ma... Ma io la faccio uguale, ma tanto so già che va male, nel senso, cioè perché va male, preferisco spendere i soldi in altro modo, via. Boh, facciamo così. Un'offerta, tanto per. Poi è arrivato i Turbe, no? Se non sbaglio. I Turbe 78, 11 milioni, non sarebbe male. Guardiamo se ci riesce a mettere qualcuno. Dice addirittura la trattativa sembra fattibile. Vediamo se mettendoci Ricci magari possiamo, non lo so, abbassare il prezzo, tipo. Proviamo. Già, fra l'altro l'ero scordato prima. Sono arrivati anche. Ok. Grazie su Mitrovic. Niente, via. Mitrovic rimane con noi. Infatti, per il trasferimento io a Mitrovic. Questo non l'ho visto. Il Milan. Il Milan magari qualche spicciolino in più ce l'ha rispetto a quell'altro. Vediamo se guardi, si riesce a far accettare questa offerta. Via. Ancora. Questo è Bilbao. Boh, me lo vogliono tutti. Mitrovic. Capisco che è forte e giovane. Però oddio, è un po' troppo così. Comunque, nel frattempo, se non sbaglio, siamo arrivati alla prossima partita. Giochiamo fuori casa contro il Brentford. Fra l'altro sto guardando un attimo la classifica, ora siamo terzi. E quindi, detto questo, iniziamo la partita. Raga, dovremmo essere sicuramente più riposati rispetto a quella precedente. Di avanzo agioato. Per le maglie è un casino. Madonna, è palle. Boh, mettiamola così, ma ci si vede. No, abbiamo bisogno che rimette questa lì. Via, vai così. Ok, però fatemi fare un cambio, posterisci quasi quasi, io metterei Cerny subito, così Irons al posto di Azzo, vai. Battiamo il calcio inizio e così la partita inizia, sì ogni volta devo cercare una frase diversa. Vai Mitrovic, finisce così il primo tempo, diciamo che per quanto riguarda, dai, il primo tempo e basta per ora, perché il secondo tempo non so cosa può succedere. Una partita molto simile a quella precedente che abbiamo giocato, perché le occasioni sono state poche, però a differenza di quella lì il risultato è di 0-0, non abbiamo fatto neanche un gol. Cambio. Allora, toglierei Tielemans che lo vedo leggermente più stanco rispetto agli altri e metterò Odegaard. Azu al posto di Irons e Shelby va al posto da Martei. Lascio Cerny. Volevo mettere Ricci ma lascio Cerny. Tira Perez. Dio buono, tiraccele. E vai Mitrovic all'ultimo. No. No, peccato di. Finisce sì 0-0. Una partita veramente brutta per tutte e due le squadre. Noiosa, poche occasioni. Andata così. Vabbè, me l'avevo perso. Mi è andata anche le statistiche. Io tre tiri loro una, nel senso, veramente poi roba. Allora, altri due giocatori sono orientati dal prestito. Boh, rimettiamo anche loro sul mercato. Vai, tre due messi, arriva. Procediamo. Allora, hanno deciso, meno male, almeno un giocatore si vende, di accettare la nostra controfferta per Yedlin, 4-9-2. Poi sono arrivato questo CV, ok. Ebbene, bella merda, Ale. Proviamo con 6.
Allora, boh, Mitrovic 40. Demono, ne concede sei tanti, eh. Prendiamo 44. Boh, il Milan 43, di cosa si fa? Però anche lui 44. Beh, me la gioco male, eh. Se le vado a... Cioè, se dovessi rifiutare... Beh, da una parte faccio bene, ma da una parte faccio un'azzata, perché 43 milioni sono tanti, eh. Qualcuno di più forte potrei comprare sicuramente. Allora, intanto è arrivato anche il resoconto su Bellerin. Lo so. Bel casino, costa troppo, no? Beh, costa troppo. Chi è? Anche vai, Mitrovic, anche loro. Il Tottenham. Proviamo 40, 44, vai. 44 e mezzo. Magari il Tottenham qualche soldino ce l'ha, secondo me, rispetto a quell'altri due. Tanto si è venduto Yedlin. La Roma non c'è pezzo, Didatti. Costo, Didatti. I Turbi, vediamo se si può mettere altri giocatori. Boh, mettiamo... Diame, lo so che... Chiaramente vale meno, però magari boh, ha bisogno di un altro tipo di giocatore, un giocatore che occupa un altro ruolo. Attenzione, attenzione, attenzione. Il Milan ha accettato la controfferta per Mitrovic. 44 milioni. Buono, è tanto. Mi dispiace per Mitrovic, ma è tanto. E forse, 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 forse so già anche chi prende al suo posto. Se non se lo dovesse prendere quello che ho in testa, chiaramente... si va al 99% su Gabriele Barbosa. Altrimenti, appunto, c'ho questa idea. Questa idea che però vedrete nel prossimo video. Perché? Perché, come già dissi in quello precedente, avevo intenzione di dividere il calciomercato, no? In due video, in due parti. Quindi siamo già arrivati oltre la metà. Quindi è anche uno sgarro, diciamo, quello che avevo detto. E quindi niente, arrivo alle conclusioni. Magari il video è durato meno, credo, non lo so, perché poi lo devo montare rispetto agli altri, però faccio così per eventuali magari consigli che potreste o potete darmi, no? Perché magari registro il video e mi date consigli troppo tardi, ormai il calciomercato è finito, via. Comunque, adesso arriviamo alle conclusioni. Allora, come vedete, la prossima partita la giochiamo in casa contro il Rotterdam. Quanto riguarda il calciomercato è successo veramente veramente poco, quindi è stato abbastanza, non completamente, ma abbastanza inutile questo video qua, perché di per sé c'è stata solamente una vendita e probabilmente ce ne sarà un'altra, ma in quello dopo, che sarà Mitrovic, ma nessun acquisto. Però secondo me gli ultimi 10 giorni qualcosa di bomba succede. Se si vende Mitrovic probabilmente si comincerà a picchietta parecchio, ecco, sul mercato. Detto questo, guardando la classifica in queste due partite, ci hanno riportato dal quarto posto, però di per sé siamo solamente, tra virgolette, a 4 punti dal secondo e 7 dalla prima, quindi così male non è. E insomma, questo è quanto. Quindi, per concludere, diciamo, in bellezza, tra virgolette, come sempre, vi faccio i soliti discorsini, le solite frasi. Ovvero, vi ringrazio in primis per la visualizzazione. E poi vi ricordo, se volete, di mettere barra fare queste tre cose. Mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di queste serie qua, ma non solo. Vi detto questo, ci vediamo, diciamo, nella seconda parte, chiamiamola anche parte finale, di questo calciomercato invernale. Detto questo, niente, al prossimo video. Ciao!